Sto morendo dalla vasta ferita del mio capo, il sangue zampilla. Mi sembra di sprofondare in un vortice sibilante. Non avverto più dolori. Riverso sulla nuda roccia, fisso lo sguardo annebbiato nel chiarore della luna di Pesà. Ramo del siliquastro, penzolo alla corda spezzata. Tutto attorno è abbandono, desolazione. Ero tornato, correndo, al sinedrio. Volevo ridarli indietro quei 30 denari. Mi bruciavano. Mi dilaniavano l'anima gravata da un'angoscia mortale. Non li hanno voluti. No. Prezzo di sangue li hanno chiamati. Avrei voluto morire presto, ma anche la morte induce ad accostarsi al traditore del giusto. Per quanti atti ancora dovrò attenderlo? La mente vacilla, è confusa, i ricordi mi si affollano intorno come lucidi sogni. Sì, io, Giuda di Cherio, figlio di Simone, uno dei 12 discepoli di Joshua il Nazareno. Sì, sono stato io colui che lo ha dato in balia del potere delle tenebre. Il rabbì m'aveva affascinato, conquistato. Lui era diverso, i suoi discorsi lo erano. Le sue parole avevano il potere di stravolgere tutti i principi, i modelli e le credenze sino ad allora apprese e di sostituirli con altri a misura d'uomo, improntati ad un'equità e ad una giustizia che mai prima di lui erano state proposte da alcuno. Quando ti fissava negli occhi, egli ti leggeva dentro e tu avvertivi in te stesso è difficile da spiegare, ma avvertivi come una sensazione di serenità sconfinata che ti veniva gratuitamente concessa e ti sentivi accettato per te stesso, per quello che eri. Furono questi i motivi per cui volli seguirlo. Quando mi prese con sé, fui felice di poter offrire alla comunità dei dodici il servizio della mia istruzione, dal momento che sapevo leggere, scrivere e far di conto. E venni così accettato come l'amministratore. Amministratore, che parola grossa, date le ben scarne risorse economiche, frutto di offerte con cui il maestro e i discepoli sostenevano se stessi e i bisognosi d'aiuto. Ricordo di quella volta che una donna gli si era avvicinata con un vasetto d'olio profumato di cui gli aveva cosparso i piedi. Io, consapevole del costo di quell'unguento, osservai che il denaro corso sarebbe stato meglio speso in aiuto ai poveri.
Ma lì mi disse qualcosa che non capì. Che era giusto così, finché ancora lo avevamo tra noi. Pensai che la mia osservazione potreste trovare apprezzamento, ma non fu così. Lui era longanimo, quanto io calcolatore. Lui dolce e aperto al bene, quanto io al cavillo. Quando, compassionevole, come sempre, aveva moltiplicato quei 5 pani e quei 2 pesci per la folla venuta ad ascoltare la sua parola, ne avanzarono 12 ceste. Seppe allora che i capi del popolo stavano venendo da lui per farlo re. Ma il maestro se ne andò in ritiro sui monti di Magad. Com'era diverso il mio sentire da quello degli altri discepoli. Giovanni era il suo prediletto, perché più di tutti lo aveva capito. Non gli faceva domande come le mie, né osservazioni. In tutto si uniformava a lui e da lui si affidava, come un bambino. La sera della cena, l'ultima, gli si appoggiò col capo sul petto, mentre il Signore diceva a me: Giuda, quello che devi fare, fallo presto. No, non avevo capito niente. Né di lui, né del suo regno, che non è di questo mondo. Avevo sognato che egli fosse il Messia, preannunciato da secoli di profezie, il liberatore dal giogo degli usurpatori della nostra terra. Uno zelota fra gli altri, lo vedevo colui che ci avrebbe liberato dal dominio di Roma. No, non avevo capito nulla. Eppure le sue parole erano state chiare. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Mi sentii tradito nelle mie aspettative, non capito neppure da lui. Eppure lo riconosco, mi aveva sempre trattato con dolcezza, la stessa riservata poi agli altri discepoli, e aveva tentato con pazienza affettuosa di ammaestrarmi, di condurmi sulla retta via. Ma non si può servire due padroni. Chi è immerso nell'umano non può comprendere ciò che viene dall'alto. E pensare che persino Maria di Magdala avesse compreso quanto diverso fosse l'amore umano da quello divino. Perché non io? Io, che pure gli fui vicino come gli altri. Che miserabile che fui. Lo svendetti. Con astio, con livore, gli dissi: tu non accetti il regno che io vorrei costruire per te. Tieniti il tuo di regno. Io ti rinnego.
Ti lascerò in balia del potere dei tuoi nemici. Facciano di te ciò che credono. So bene che tutto è scritto, ma sono più che consapevole che il mio gesto non fu preordinato. Io non fui una pedina nelle mani della salvezza. Quandanche non l'avessi barattato per quei 30 denari, avrebbero trovato modo di disfarsi di lui ugualmente. Era una pietra d'inciampo ormai. Tutto fu compiuto. Si è insinuata in me la seduzione satanica del suicidio, come unica via di scampo. E poi la corda che si spezza, il mio capo che cozza violentemente contro le rocce del suolo. Il sangue, il respiro che vi è meno, il cuore che rallenta i suoi battiti. Anche Pietro lo aveva tradito, ma per fragilità o per timore, e lui lo aveva già in anticipo perdonato. La mia non è stata felonia, ma deliberato proposito. Già. È possibile che egli possa perdonare anche a me, tendermi la mano per amore o per pietà, sebbene io non l'abbia capito.